Fanes Sennes Braies, un parco naturale che si estende per oltre 250 km quadrati nella provincia di Bolzano. Un luogo di pace in cui la natura regna ancora sovrana. Tra le foreste in lontananza si possono scorgere lupi, orsi bruni, cervi e persino camosci risalire tra le rocce. Oggi il parco ha un ospite d'eccezione, una forza della natura che metterà nuovamente alla prova le sue gambe in questa salita da incubo. Da San Vigilio di Marebbe a Foggia d'Ora, per 9,5 km di pedalate su 1000 metri di dislivello, Patrick Martini. Ma non sarà solo, con lui un'ex sciatrice azzurra. Siamo a San Vigilio di Marebbe, anche oggi la nostra salita da incubo non risparmierà certo fatica e mal di gambe. Andremo a scoprire un territorio quasi incontaminato, siamo nella zona del parco naturale di Sennes, Fanes e Braies. Oggi ci addentreremo in compagnia di un ospite d'eccezione, un atleta di prim'ordine con Manuela Mölleg in Foggia d'Ora. È un itinerario impegnativo. Molto impegnativo, allora qua si sale 9 km, un dislivello di 1000 metri e quindi vediamo cosa ci aspetta. Bici normale per me, anche se oggi siamo in fuoristrada, quindi mountain bike, assolutamente indispensabile qui la mountain bike. Bici a pedalata assistita per Manuela, che anche se è ex atleta, ma comunque un aiuto, in questo caso non fa mai male per non fare fuori giri. Diciamo che prendo la bici assistita perché con le salite che ci sono qua a San Vigilio di Marebbe, insomma, tanta salita, anche discesa, ma poi mi piace andare un po' al limite e quindi con atleti come te devo quasi usarla perché sennò non gli sto dietro. Giusto. E quindi andiamo a scoprire questa nuova salita da incubo. Compagnia di Manuela da San Vigilio, dal cuore di San Vigilio di Marebbe, abbiamo percorso circa 3,5 km, giusto per scaldare i muscoli e per scaldare le gambe. Abbiamo percorso una pista da sci che porta poi su al famoso Plan de Corones, Kronplatz. Quello che ci aspetta da qui in avanti è, diciamo, che è un po' la parte più difficile. Manuela, abituata a fare solitamente le discese, oggi la portiamo in salita. Manu, la tua carriera, beh, lo possiamo dire tranquillamente, è stata ricca di soddisfazioni sugli sci. Hai fatto 14 podi in Coppa del Mondo, insomma tantissimi piazzamenti in competizioni importantissime, mondiali, europei. Però nella tua disciplina la bicicletta fa bene, c'è poco da dire. E fa bene anche nel rispetto e nella salvaguardia di un territorio come il parco naturale in cui ci troviamo, dove qui il rispetto per l'ambiente e per la fauna è un dogma fondamentale. Manu, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Dall'albergo 9,5 km di salita, ma di salita davvero impegnativa. Siamo abituati solitamente su strada ad utilizzare, a parlare di rapporti per i più appassionati, consigliare i rapporti giusti. Qui non c'è bisogno di farlo, bisogna utilizzare tutti i rapporti che ci avete fino all'ultimo e spesso e volentieri vi garantisco che vi toccherà mettere il piede a terra perché il fondo vi costringerà anche a questo. Per Manuela problemi non ce ne sono stati, tu questi posti li conosci, è stata un'ascesa meravigliosa.
meravigliosa. Sì, è stato bellissimo. Quello che ha reso ancora più difficile la salita è la ghiaia, no? Perché sì. Va via un po' la ruota dietro, però ognuno al suo ritmo, siamo arrivati su alla grande. E qui lo spettacolo ripaga di tutta la fatica fatta fino a questo momento. Siamo a quota 2200 metri, alle nostre spalle il regno di Fogedora, il lago di Brais, andando poi più in là. Davanti a noi invece San Vigilio, il nostro punto di partenza. Questo regno meraviglioso, spero che ci riserverà ancora tante altre sorprese. Noi sicuramente torneremo qui col prossimo episodio di Salite da Incubo. Ciao Manuela, grazie ancora, mille. È stato un piacere. Ciao.